Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. New Andreas Italian Football Professional Shoes. Vasto assortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time. Produzione propria, artigianale, made in Italy. New Andreas Shoes lo trovi in via De Gasperi 85 a Due Ville, Vicenza, a soli 800 metri dal casello autostradale di Due Ville. Ed ecco il tocco di Cabrini per Platini, che scavalca tutti con questo pallonetto per Laudrup, che realizza il gol del vantaggio bianconero al 25esimo minuto del primo tempo. Il pareggio, intanto rivediamo il gol da altra angolazione con il bel controllo di petto di Laudrup e il suo diagonale sull'uscita di Copparoni. Il pareggio al 42esimo della ripresa opera di Zaccarelli, c'è un vero e proprio bolide su punizione di Junior che Tacconi respinge come può, irrompe Zaccarelli in scivolata, va a segnare precedendo Manfredoni, il gol del pareggio dell'1-1. Rivediamo, forse Manfredoni sfiora appena la palla, comunque Tacconi arriva sul pallone, però sulla successiva ribattuta Zaccarelli realizza 1-1 tra Juventus e Torino. 5-1 di Roma-Avellino, ecco i gol, ci sono anche due calci di rigore a favore della Roma, e questo è il primo per questo intervento di Ferroni su Serezzo, forse Lanesi un po' di manica larga, concede comunque il calcio di rigore che Pruzzo è abilissimo a trasformare per la sua prima rete personale. Il pareggio dell'Avellino con Diaz servito da Batista, dubbia la posizione di Diaz e comunque il gol è convalidato. Andiamo al secondo tempo, 11esimo minuto, cross di Conti, testa di Pruzzo, 2-1. Al 24esimo la tripletta ancora di Pruzzo. Ecco l'attacco con il passaggio di Boniek per Pruzzo che scavalca un avversario e poi di sinistro batte Coccia che non riesce a trattenere il pallone. Andiamo al quarto gol, siamo al 41esimo, ecco l'azione per Gerolin che tira, non trattiene Coccia, Pruzzo in gol, 4-1. E andiamo al 5-1 su calcio di rigore, c'è un fallo di mano forse di Zandonà e Lanese concede la massima punizione che Pruzzo trasforma. 5-1, 5 gol di Pruzzo. Como-Milan, vantaggio del Como con questa azione, il pallone arriva a Mattei che serve Borgonovo, difficile identificare la posizione regolare o meno dell'attaccante che comunque mette a segno il gol del vantaggio comasco. Ecco Icardi invece che con questo pallonetto batte Paradisi per il pareggio milanista al 42esimo della ripresa. 1-0 dell'Inter sul Bari nel secondo tempo con questo gol di testa di Altobelli. E siamo a Lecce-Atalanta, il primo gol realizzato da Stromberi, servito da Simonini, molto bello il dribbling sul terreno difficilissimo di Lecce, il gol del vantaggio atalantino, poi punizione non trattenuta da Piotti, rompono due leccesi, c'è anche qualche protesta, Pasculli riesce a segnare e a pareggiare ed è lo stesso Pasculli che innischia su calcio d'angolo, raddoppia e dà la vittoria a Lecce sull'Atalanta.